Oggi si svolge Swift Heroes, che è una conferenza, un evento internazionale che la nostra azienda organizza legato al mondo iOS e Apple in generale, dello sviluppo di software, applicazioni, in particolare su questa piattaforma con il linguaggio Swift, che è il linguaggio che Apple ha adottato praticamente in maniera ormai universale. Il livello di conoscenza in Italia è abbastanza buono. Noi in Italia abbiamo una grande quantità di sviluppatori di altissimo livello. Per esempio a Torino abbiamo il Politecnico, che è una delle eccellenze da questo punto di vista. Poi Apple ha aperto alcuni anni fa a Napoli una sua Academy, che abbiamo anche invitato a partecipare. Ci sono molti studenti ed ex studenti dell'Academy Apple di Napoli. Arriveremo a fare il caffè con un iPhone. Beh, qualcuno lo fa già, direi. Ormai con tutto il mondo del quello che si chiamava domotica, che ora si chiama home automation, e quello che sono anche l'IoT e tutti i dispositivi connessi pilotabili dall'iPhone o da qualsiasi smartphone, ormai possiamo fare non solo il caffè, possiamo fare quasi qualsiasi cosa all'interno di una casa. Per cui sì, la risposta è sì. We have a lot of influence as engineers, even, right? The designers come up with initial plans, but oftentimes we influence that, and we influence it in a way that affects user experience and accessibility and all this stuff. And I feel like for the Times, we have millions of readers, right, every day. And accessibility and caring about that is something that came out from the engineering initiatives. It has influenced how the articles are viewed by the users. So, for example, the other thing I did for us is AR integration. So the Times has a framework now, which I created, that allows the journalists to create the augmented reality experiences without having to involve the mobile team, which is good because it allows them to work on the new articles. And the beautiful thing is, the use case we use the AR for is actually one of the best in the industry, because AR is kind of like a gimmick for most apps. But for us, it allows us to visualize the data, the information. For example, when there was the Thai cave situation, we were able to use AR to show you how small the space was that the people and the kids had to go through. And that is something that you cannot do with any other medium other than using AR.